Ancora in finale, la terza consecutiva, dopo l'Europeo 2 anni fa, il Mondiale dell'anno scorso, un'altra finale, questa volta in casa. Beh dai, non è male, perché come voi ben sapete che da anni seguite lo sport, non è facile confermarsi ad alto livello, non è facile rimanere ad alto livello, anche perché ci sono gli altri chiaramente che si mettono a lavorare bene. Però siamo contenti perché oggi c'è il percorso, la strada che abbiamo fatto è stata una strada importante. Oggi abbiamo messo tutto quello che abbiamo, come dire, provato in tutte le partite, sia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista caratteriale. Insomma, abbiamo tirato fuori la partita che serviva contro un avversario tosto difficile, perché è l'avversario più tecnico che c'è, quindi riuscire a metterla un po' anche sul loro livello, no? Con la difesa, con tante altre cose, non era una cosa semplice, ma l'abbiamo fatta bene. A proposito di percorso in crescita, adesso c'è la Polonia, che è sicuramente l'avversario peggiore, forse quello che tutti aspettavano, però... Diciamo che in finale arrivano le due squadre che meritano sicuramente, nessuno ha regalato niente, neanche alla Polonia credo, perché insomma anche la Polonia si è dovuta dar da fare nel percorso per arrivare alla finale. È una squadra fortissima, ha un roster soprattutto negli schiacciatori lunghissimo, e quindi sì, sarà un'altra bella battaglia, chiaramente un gioco diverso da quello della Francia, ma sarà tosta. Sappiamo che insomma siamo tosti anche noi, quindi ci andiamo a giocare tutte le nostre chance sicuramente. Da un anno fa com'è cambiata la tua Italia? Beh, è cambiata. Noi cerchiamo sempre di vedere di migliorare qualcosa, sia dal punto di vista del gioco, del modo di stare in campo, sia nell'aggiungere qualche elemento che possa essere ancora più futuribile, proprio per dare anche continuità. È una squadra un po' più matura, è evidente, perché insomma le esperienze passate servono, c'è un po' la giusta consapevolezza. Bisogna mantenere i piedi per terra, l'umiltà per continuare a crescere, e questo lo stanno facendo i ragazzi. E poi avete visto, è un gruppo che insomma si vuole bene, stanno bene assieme, questo significa che sentono la vicinanza nei momenti di difficoltà uno dell'altro, che non è poco, come si dice. Non parli mai dei singoli, però due parole su Riccardo Sberto. Beh, Ricky, entrato, sì, credo che se lo meriti anche stasera. Anche per i due rigiocati che ha fatto, anche Tommaso Rinaldi, però direi che Sberto è stato decisivo. Beh, Ricky anche più di due parole, sì, non parlo di singoli, però Ricky ha proprio rotto l'equilibrio quando è entrato, sia con la battuta, sia con il sistema diciamo che abbiamo trovato, spostando Giannelli, e lui è rimasto nella zona 1 da palleggiatore, e quindi anche contribuendo alla ricostruzione dei palloni, credo che... Però ecco, la cosa che bisogna dire, non è una sorpresa, cioè non è stato un colpo di fortuna, perché Ricky è uno che si allena e sta in un gruppo al 100% sempre, e quindi sono contento, perché questa è una grande soddisfazione per lui, che fa un lavoro dietro Giannelli che non è semplice, nel senso che stare dietro Giannelli non è semplice, ma non ha indietreggiato mai di mezzo centimetro per dare contributo sia alla squadra e allo stesso Giannelli, che come vedete hanno una comunicazione molto continua tra di loro. Avete faticato, però oggi il premio di vedere 10.000 persone, forse più, è stata un'esperienza... No, guarda, l'abbiamo detto l'altra volta, cioè questa esperienza è una cosa incredibile. Il prezzo da pagare è abbastanza alto, nel senso che siamo arrivati, però ce lo siamo detti tutti quanti, ne vale la pena, ne vale la pena, è una cosa che sarà irripetibile probabilmente per come è stata diciamo organizzata, e quindi ce la vogliamo godere, anche se chiaramente, come giusto che sia, c'è un po' di stanchezza normale per i continui viaggi, ma non c'è paragone rispetto a quello che è rientrato come emozioni, come affetto. Avete conquistato Rai 1, la finale sarà sull'Ammiraglia alle 21. Ah, con l'Ammiraglia andiamo? Un Ammiraglia. E quindi un altro passo avanti nella considerazione. Dai, cerchiamo di far parlare di noi, di far parlare della pallavolo, di far parlare di questa nazionale, di questi ragazzi, dai, giovani, forti, talentuosi, che hanno valori importantissimi. Ho sentito, si parla adesso di valori, insomma, non so, due anni e mezzo, tre anni forse, che questo percorso è iniziato
con un gruppo di ragazzi molto giovani, ma soprattutto con un percorso appunto valoriale di maglia e di qualità. Sono contento perché non è facile, insomma, che stiamo dando continuità a questo percorso.